Arisa, prendendo spunto dalla tua canzone qui al Festival di Sanremo, guardando il cielo, Arisa cosa vede e invece cosa vorrebbe vedere? Arisa, guardando il cielo, vede tutto quello che vuole vedere. L'energia che si sposta, la serenità, anche la pioggia ben accetta da Arisa. Il vento, la neve, tutto. Io sono un po' così. Che devo fare? Vengo dalla campagna profonda, come mio padre. Mio padre, per dire, anche sotto la pioggia, sta lì, non si muove. E continua a fare le sue cose, è bello vivere il tempo comunque. Invece la scelta di cuore per la serata cover di questa sera? La scelta di cuore che è relativa al fatto che io col mio cuore ci parlo tantissimo, prima di tutto è una canzone splendida. Rita Pavone è stata sempre una delle interpreti preferite della mia famiglia. Quando ero piccola mia madre e mio padre ogni tanto quando erano allegri accennavano un po' di, di non so, woogie woogie, cos'è, gege, queste cose qua. Ma la Caterina Caselli, la Rita Pavone, lo stesso e Little Tony erano proprio i pezzi forti della nostra quotidianità in famiglia. E quindi, dato che i miei genitori sono rimasti a casa, ho voluto cantare per loro questa canzone. E mia madre non vede l'ora. Anche per te sta arrivando un nuovo album, subito dopo Sanremo, credo. Sì. Ci dici due cose? Ma come ho detto in conferenza, diciamo quest'album è denso, ricco di buoni sentimenti, di belle canzoni, non ci sono canzoni riempitive, è un bel, diciamo, un bel mattoncino di delizioso, non so, è molto bello. E ci abbiamo lavorato tanto, non a caso l'anno scorso ho deciso proprio di fare la Valletta per, per prendere tempo. Un po' sì, volevo cantare. Io amo cantare, questa è la verità. E quindi, insomma, così. E si intitola? E si intitola Guardando il cielo. Ha cambiato molti titoli, ma Guardando il cielo era quello definitivo, giusto?